Uè, 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 uè. Salve a tutti, belli e brutti, come va? Qui è Zetta che vi parla. Questo è un video. Sinceramente, fa troppo caldo per portare video. E c'ho una mole di lavoro arretrato che non si capisce. Proprio, ma tanto, tanto, tanto. Quindi non ho un attimo per respirare. Perché io sono un informatico nel mio settore, tutti i clienti si svegliano poco prima di andare in ferie, si ricordano che hanno progetti in sospesi, quindi li devo chiudere tutti prima che se ne vadano loro in ferie, mentre io continuerò a lavorare. Quindi per me è impossibile d'estate mantenere avanti il canale. Però non per questo smetteranno di uscire i video, anzi se riesco dei video arretrati. Però sono ancora in vita, esisto, il mio canale è ancora operativo e dall'anno prossimo prometto che farò degli stravolgimenti, cercherò di modificare il canale e renderlo migliore. Perché a quanto pare ho gente che si è iscritta al mio canale. Sono 300 persone, non sono 1 milione di iscritti come i grandi big di YouTube. Però per me, a me fa un effetto sapere che c'ho una sala conferenze di persone che mi viene ad ascoltare. Mi fa strano, quindi grazie a tutti quelli che si sono iscritti al mio canale e quelli che mi seguono ogni singolo video. Riuscite a sopportare ogni mio singolo video? Grandi, come fate? E proprio questo vi chiedo, se state ascoltando questo mio video, mi chiedo, come mi avete conosciuto? Come siete finiti sul mio canale? Come vi siete appassionati al mio canale? E quali sono i vostri video preferiti? Quelli fuori di testa? Dove urlo come un pazzo e mi incazzo? O quelli di approfondimento, quelli un po' più seri, in cui esce il mio lato reale da appassionato di videogiochi e anche di studioso del mondo dei videogiochi, non solo. Fatemelo sapere nei commenti. Sfogatevi con me, raccontatemi tutto. Ho bisogno del vostro feedback e voglio sapere chi siete, che fate e perché siete finiti qua. Sono serio. In quest'anno sono successe un sacco di cose. Quindi vorrei usare questo video anche per fare il punto della situazione riguardo a tutto quello che mi è accaduto di straordinario e di sconvolgente che non mi sarei mai aspettato. Questo canale, essenzialmente, come vedete nella descrizione, potete leggerlo, l'ho aperto per puro sfogo. Perché mi ero scocciato di vedere gli influencer che dicono cose a sproposito, giornalisti che dicono cazzate. E io da appassionato e studioso del mondo dei videogiochi mi sento a disagio a leggere ciò, perché non può essere che delle persone che sono autorevoli sono ignoranti, o perlomeno fingono di essere ignoranti, perché molti canali YouTube, molti influencer a un certo punto hanno avuto tipo un ictus, sono impazziti, hanno cambiato completamente il registro, rinnegando quello che erano. E quindi mi sono un po' spazientito, ho detto cazzo no, a sto punto se questi qua c'hanno i numeri e dicono minchiate, almeno mi sfogo io e comincio a raccontare il mio punto di vista. E a quanto pare comunque, a quanto pare ho trovato gente, ho conosciuto gente. Anzi, vorrei cogliere il video per ringraziare il gioco con lo scemo, che mi hanno scoperto e mi hanno catturato nella loro spirale di follia. E nonché loro, grazie a loro in parte, sono riuscito a creare un progetto di un sito web che sto amando. Anzi, sto amando tutti i collaboratori che non me lo sarei mai aspettato che avrei trovato nel mondo, anzi in Italia, gente che la pensa come a me, che ragiona come a me e che riusciamo a avere lo stesso obiettivo, che abbiamo lo stesso obiettivo. Quindi mi sono sentito meno pazzo. Quindi questo portale è essenzialmente nato proprio per fare da aggregatore di tutte queste persone che si sentono pazze e fuori luogo come il sottoscritto. E a quanto pare il portale sta crescendo e sta andando bene. Ci sta dando grandissimi risultati, che non mi sarei mai aspettato che potesse succedere, proprio perché, come ben sapete, questo canale cerca di essere il più onesto possibile. Cioè di parlare veramente da utente, da appassionato, anche posso dirmi, avendo un po' di esami alle spalle universitari, anche esperto in ambito videoludico. Sono tuttora senza parole sorpreso per come, se, come è cambiato quest'anno? Quest'anno per me è stato un anno pieno di scoperte e di novità. La cosa più importante è stata la nascita anche di questo portale, Kujin, che prende, parafrasa una gag di Gioco con lo scemo per l'appunto.
Colgo l'occasione, visto che siete qui presenti, di, se non lo conoscevate il portale, andate, cliccate, smanacciatelo, tutto quello che potete smanacciare sul sito, gruppi Telegram, canali YouTube, canale Twitch, smanacciate quello che volete. Vi do il permesso, anzi dovete andare a smanacciare. Perché ne sono fiero di questo progetto e sono fiero dei ragazzi, di come si stanno impegnando. Il materiale che portano sul sito, dimostrando che lì fuori c'è ancora gente che capisce cos'è il videogioco, che ha una cultura videoludica e non è al soldo delle multinazionali e delle loro marchette. Perché tutto quello che vedete su questo canale e su quel portale è tutto veramente fatto con passione e senza un vero ritorno economico. Ma non lo si fa per quello, perché se lo facevo per il ritorno economico, i video da 10.000 views di PlayStation, non avrei parlato male di PlayStation, ma l'avrei elogiata.